Tosi Production presenta Vacanze di Natale in Brasile. Siamo alla partenza della Mini Trans 2009. Siamo a La Rochelle, cioè in mezzo a un bordello infinito di barche, vela, persone, cose, chi più ne ha più ne metta. Guardiamo il nostro divo. Domani mattina si parte per Madeira, la prima tappa di questa regata, che sarà circa 1100 miglia in solitario su queste barche di 6 metri e mezzo. Opla, dalla barca. Ciao Luca! Ciao Luca! Dobbiamo ancora partire e sono già a chiazzi abbastanza acidi perché il pilota non funziona, sono appena uscito dal porto. Ho provato a vedere se riesco a far arrivare il tecnico, adesso speriamo che arrivi in tempo, se no tocca partire, rientrare dentro, riparare il pilota e ripartire, che sarebbe un po' scomodo. Da due ore e qualche minuto. Ho un po' dei problemi seri. Siamo a metà della flotta, camminiamo bene, molto bene rispetto a tutti quelli che ci stanno vicino, e sono molto contento perché la barca, nonostante tutto, proprio va alla grande. Sempre bene su tutti quelli che ci stanno attorno, ma quasi quasi, visto che le condizioni lo permettono, vado a farmi un bel pisolo. È quello che prima ci stava davanti e l'abbiamo polverizzato brutalmente. Fa un po' male al suo morale, ma il mio invece fa benissimo. Ho fatto un casino, sono arrivati 30 nodi, ero con spi grande, ho dovuto mainare, il pilota non andava, ho fatto un macello, ho rischiato di tirar giù tutto e spaccare tutto, fortunatamente mi è andata bene. Ho appena rotto lo spi medio, dopo lo spi grande, l'ho rotto ieri sera. In issata, il pilota ha straorzato, il coso è finito in acqua, è finito dentro un timone. Ci ho litigato un'ora per tirarlo fuori. Tra lo stress, l'emozione, il caldo, la fatica, mi sono messo anche a vomitare. E il duro deve ancora venire. Quindi... si può tirare su lo spi piccolo e speriamo bene.
il solito problema, non riesco più a staccarmi al timone perché il pilota non funziona. Vorrei vedere dove cazzo sono, se devo strambare o meno. Non riesco ad allontanarmi dal pilota. Eccoci là. Dopo 8 ore che ero incollato al timone, finalmente è calato un po' il vento, ho potuto mettere il pilota quello piccolo. Che male, però almeno, nel senso che ondeggia molto, ma almeno non mi fa capottare, sta tenendo la barca. Devo andare a mangiare un boccone e a dormire una ventina di minuti. Eccoci qua, c'è un mare, niente male. Guardate, ma il pianto radio è un po' precario. Allora, stiamo arrivando a Capo Finisterre, mancano 35 miglia, altre due barche sono ritirate per problemi. Siamo soli in questo mare, siamo al largo delle coste portoghesi, mancano 654 miglia a Madeira, stiamo andando a 8 nodi e mezzo, 8 nodi. Capire come mai, ma qualsiasi cosa io debba fare mi pesa una fatica incredibile. Non so se sia una cosa psicologica, perché tutto sta andando abbastanza male, non so, che proprio fisicamente sono un po' debilitato, anche perché sto mangiando e bevendo un po' troppo poco. A pensare in quanti altri milioni di posti belli potrei essere spendendo meno, facendo meno fatica e divertendomi di più. Sta calando il vento, andando verso ovest.
dire nulla e dire che mi sto avvicinando all'anticiclone. Penso che la Mini di per sé sia una stronzata gigantesca, però è un'enorme esperienza di vita, nel senso che ti spinge ai limiti, i limiti da tantissimi punti di vista, quindi ti fa fare delle esperienze, ti fa provare delle emozioni, ti fa conoscere delle cose che altrimenti sarebbe impossibile facendo una vita tra virgolette normale. Miglia Madeira, il vento ci ha lasciato, facciamo tre nodi a malapena, là dietro prima si vedeva un altro Mini, quello che si vedeva stamattina non si vede più. Is it blue? Shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck. Madeira. È incredibile che si riesca a vedere da 50 e passa miglia, 57 miglia. Dai, siamo quasi arrivati. Adesso speriamo sia l'ultima notte. Una notte impegnativa. Però a cuor leggero. È bello vedere terra finalmente dopo quanti giorni, dai. Mancano 55.1 miglia, cominciamo ad addentrarci tra un po' nell'arcipelago di Madeira. Mi viene da mandare un po' della classe Mini che non vogliono che ci prendiamo un GPS cartografico, ci mandano in mezzo alle isole così. Eccoci qua, siamo a 23 miglia da Funchal e è stato un disastro. Ho rotolato lo spi sullo strallo, non viene più nessuno su, non posso neanche più usare il fiocco. Devo arrampicarmi sull'albero e probabilmente tagliare tutto. Eccoci qua. Madeira alle nostre spalle. Stiamo arrivando a Funchal, abbiamo tirato sul furlone, in mezzo c'è anche lo spia, ancora pallottolato della landa, e là c'è finalmente Funchal, speriamo di arrivare, questa termichetta non si lascia per la strada. Siamo a 2006 dall'arrivo, facciamo 2 nodi e 3. Arrivo a Funchal. Eccoci qua, siamo arrivati a Madeira finalmente, che bella faccina sveglia che ho. Sono riuscito a farmi qualche ora di sonno, non tante, ma intanto ricomincio a capire dove l'alto e il basso. La barca è un bordello, adesso con la calma risistemiamo tutto. Allora, vi mostro un po' di cose, sta dentro della barca,
Ancora dopo tutto in giro, le carte, tutto quanto. E andiamo fuori. Io sono tutta l'altra parte. Partenza della seconda tappa, finalmente ci siamo, il grande oceano adesso ci aspetta.
sono re del mare, siamo in mezzo alle isole di Ta, visibilità ridotta, alla radio non ci risponde nessuno, siamo soli su questo mare. Stasera ho mangiato benino, è stata una giornata decisamente piacevole, molto tranquilla, ho letto molto, ho pensato un po', ho scritto anche un po'. Alle mie spalle c'è l'isola di Fogo, di Capo Verde. Davanti a me c'è un'altra isola, non mi ricordo come si chiama, e c'è l'ultima terra che vedremo per un bel po' di tempo. Essere un vulcano tipo. Placidamente dormendo nella mia cuccia che è là là, quando la barca è stata scossa da vento e pioggia di notevole forza e intensità causati da un groppo. Ho questo. Io ho preso il mio primo groppo della mia vita, groppo tropicale. Sono visti nuvoloni carichi di pioggia e vento e carte e marzi. Passano sopra la testa, ti scombussolano un po', giusto in tempo a uscire, capire che cazzo stava succedendo, tirare giù lo spi, fare un po' di casino e ho dovuto ritirare su lo spi e ripartire. Per il momento ha smesso di piovere, ma però mi sa che ci capita tra un po' sulla testa quella zeggio là, che ce n'è ancora un bel po' di piove. Siamo a 7.54, 27.16, in teoria siamo entrati da poco a 6 miglia nella fascia, dovrebbe essere il Papa Noir. E quando tramonta il sole, sorge spontaneo dal cuore una canzone d'amor per Rio Baias. Eccoci, quella è la pioggia che ci prenderemo stanotte. Quello che fa girare i maroni veramente è che oltre a diluviare, che Dio la manda, il vento continua a girare, a saltare, a aumentare di direzione, tutto quanto. Io stavo tornando indietro a 6 nodi, ho tirato giù lo spio, ho messo sul fiocco, viro, strambo, cazzo, giro, appoggio, parte che il vento gira di continuo, speriamo bene, va. Ehi, oggi qua, come direbbe il poeta, se la merda. Siamo a 500 circa miglia da Fernando de Noronha, un po' meno, 450 forse. E le giornate proseguono abbastanza monotone, a bordo si riesce a far poco. Siamo lunedì 19, siamo partiti da 16 giorni, siamo a 400, forse 390 ormai miglia da Fernando de Noronha. Che pensavo di essere più vicino, avevo messo. Non so se lo vedete, ma quello è Fernando de Noronha,
stasera cenetta da re. Allora, abbiamo farla invece delle proteine, abbiamo il tonno. A far le veci della frutta e verdura, come cazzo si chiama, abbiamo dei fantastici broccoletti di Bruxelles, che sono stato uno dei migliori acquisti. Vediamo un quadrato, veramente ottimi. E per finire un po' di pane nero a fare il carboidrato. Il tutto servito a mezzo al mare. La sera di sabato 24, a Dio piacendo, sarà l'ultima sera, perché siamo a 50 miglia scarse da Bahia. Abbiamo un inseguitore, mi sono buttato giù a dormire, mi sono svegliato, l'ho trovato che era un miglio dietro di noi. È preoccupante perché lui ha lo spi grande e noi no, è calato il vento, adesso non so se riusciamo a tenerlo dietro. Mi sono giocato un po' male, un po' di giri di vento qua. E ho strambato stamattina troppo tardi. E mi sa che ho pagato un po' cara questa cosa. C'è una pioggerellina leggera leggera, ma fa caldo. L'ultima notte, siamo a 36 miglia da Bahia. Una notte magica, c'è poco poco vento. Facciamo 5 nodi comunque. Ho appena sentito via radio Riccardo che è spiaggiato a Bahia poco prima dell'arrivo con la barca. Mi spiace veramente un sacco, ci tenevo che Riccardo sia andato bene, anche perché ormai era arrivato. Bahia e poi noi, finalmente siamo arrivati. Dopo 22 giorni e non so quante miglia, siamo quasi arrivati, siamo a 1.024 dall'arrivo. Sono un po' frustrato, nel senso che nelle ultime due ore sono arrivate su 7-8 barche, quindi vuol dire 7-8 posizioni perse, perché due ore non sono assolutamente niente, sono 22 giorni. Non è andata così, sono stato un po' confusionale. Sono stanco perché tutta la notte non ho dormito. Ci siamo.